Benvenuti in questa nuova pillola di formazione in cui andremo a illustrare l'utilizzo della funzione Excel cerca.vert. Questa funzione ci è utile nel momento in cui vogliamo trovare degli elementi in una tabella o in una riga. Come potete vedere, nella schermata ci sono due tabelle. A sinistra quella che riporta i consulenti e il relativo titolo di studio, a destra quella che riporta i consulenti con la relativa area di competenza e gli anni di collaborazione con Project Group. L'obiettivo tramite cui spiegheremo la funzione cerca.vert è quello di arricchire la prima tabella con le informazioni della seconda, evitando gli inserimenti manuali, considerando che l'ordine dei consulenti nella seconda tabella è diverso da quello della prima. Posizioniamoci all'interno della cella e incominciamo a sfruttare le potenzialità della funzione cerca.vert. Partendo dal campo Inserisci funzione, cerchiamo la nostra funzione cerca.vert. Scegliamo il valore da ricercare. Nel campo matrice tabella inseriamo l'intervallo di valori che ci interessa analizzare. Nel campo indice inseriamo il numero della colonna in cui sono presenti le informazioni che ci riguardano. Nel campo intervallo invece, a seconda della corrispondenza che vogliamo ottenere, scriveremo falso se vogliamo una corrispondenza esatta, mentre vero se desideriamo una corrispondenza approssimativa. Come potete vedere, una volta cliccato ok, il gioco è fatto. Ripetiamo le stesse identiche operazioni per la colonna anzianità, con l'unica differenza che nel campo indice andremo ad indicare la colonna numero 3. Vedrete che anche la colonna anzianità all'interno della prima tabella sarà compilata correttamente. E con questa lezione si conclude la pillola di formazione di oggi. Un caloroso saluto da Project Group.